70 avanti Cristo circa. Dopo 5 giorni di navigazione, la grande nave oneraria carica di opere d'arte si imbatte in una violenta tempesta. Il governator, monnocchiere, un uomo di grande esperienza, urla subito ai marinai una serie di ordini e questi si apprestano velocemente a manovrare le vele. Ma, come artigli, le onde ghermiscono lo scafo. Dopo un lungo braccio di ferro, il mare ha la meglio. La prua si rigira e il fianco è esposto ai flutti. La nave viene colpita da un altro maroso, il nocchiere è sbalzato in acqua e, tra una cresta e l'altra, vede la nave inabissarsi. Bentornati a In viaggio con l'archeologo. La nave trasportava quello che nell'ultimo film di Indiana Jones è definito come il quadrante del destino. Tranquilli, non farò spoiler, ma vi racconterò cos'era in realtà questo reperto. Il naufragio è stato datato al primo secolo a.C. grazie al rinvenimento di monete romane, coniate tra il 76 e il 67 a.C. Dopo il disastro, della nave si perse completamente il ricordo per oltre 2000 anni, fino all'ottobre del 1900, quando un'altra tempesta obbliga una nave di pescatori di spugne a fermarsi sull'isola di Anticitera. Qui uno dei pescatori decide di tuffarsi per fare qualche immersione e riemerge pallido e spaventato, dicendo di aver visto i resti di uomini e cavalli sul fondo del mare. Il capitano, Dimitrios Kondos, non gli crede e si immerge a sua volta. Ciò che vede sono sì corpi umani e animali, ma si tratta di statue. Il relitto di epoca romana è di nuovo tornato nella storia. I pescatori riportano quindi alla luce numerosi manufatti e avvertono le autorità greche, le quali tra il 1900 e il 1901 si impegnano nel recupero della maggior parte dei reperti. L'imbarcazione, inabissata a 45 metri di profondità, trasportava un'incredibile quantità di opere d'arte. Statue in bronzo, come la testa di filosofo risalente al 230 a.C. circa, o l'eccezionale Efebo di Anticitera, un capolavoro del 340 a.C. Ma ci sono anche statue in marmo, manufatti in vetro, ceramiche e numerose anfore. Solo nel 1902 l'archeologo Valerios Stais nota che uno dei reperti, scambiato per un ammasso di concrezioni, presenta in realtà qualcosa di particolare. Al suo interno ci sono infatti degli ingranaggi, delle ruote dentate. Oggi vediamo diversi frammenti, poiché il blocco principale si è frammentato in tre parti più grandi e numerose parti minori, e a queste si sono aggiunti ulteriori ritrovamenti nel corso del tempo. Ovviamente la particolarità del reperto accende la curiosità, ma capire di cosa si tratta non è così semplice. Gli studi del professor Derek de Solla Price, pubblicati nel 1974, gettano luce sul ritrovamento, anche grazie ad una serie di analisi a raggi X. Studi più recenti sul manufatto hanno confermato le teorie di Price e permesso con analisi più approfondite di capirne ancora meglio il funzionamento. La macchina, o meccanismo di Anticitera, che dir si voglia, è un complesso dispositivo composto da una trentina di ruote dentate ed era impiegato per calcolare il trascorrere dei giorni e dei mesi, e in relazione a questi, gli equinozi, i movimenti del Sole e dei pianeti conosciuti, 5 in epoca antica, le fasi della Luna e persino le date dei Giochi Olimpici. Questo meccanismo, realizzato in rame e probabilmente inserito in una cornice di legno, misurava circa 34 x 18 cm. Sulla parte frontale avremmo visto un quadrante composto da due anelli. Quello più interno riportava i 12 segni zodiacali, mentre quello più esterno i giorni e i mesi dell'anno. Al centro erano presenti due lancette che rappresentavano il Sole e la Luna. Una manovella poi posta sul lato permetteva di ruotare tali lancette e stabilire quindi la posizione dei due corpi celesti nel corso dell'anno. Per garantire una maggior precisione del meccanismo, sul retro altri due quadranti mostravano l'eclissi di Sole e di Luna e il ciclo metonico, cioè un ciclo ideato dall'ateniese Metone nel V secolo a.C., che sincronizzava il movimento della Luna e del Sole in un arco di 19 anni. La data di costruzione di tale macchina non è certa e varia in un arco di tempo molto esteso, dal 205 a.C. all'87 a.C. Sappiamo però che non rappresentava un unicum. Cicerone, infatti, nel suo De Repubblica e nelle Tusculane Disputationes, parla di meccanismi simili,
realizzati da Archimede e giunti a Roma in seguito alla conquista di Siracusa nel 212 a.C. Allo stesso modo, nel De Natura Deorum, cita il filosofo e scienziato Posidonio, dicendo che anch'egli ha realizzato un dispositivo, una sfera, in grado di riprodurre il moto diurno e notturno del Sole, della Luna e dei cinque pianeti. Ma nessuno di questi modelli è giunto fino ai nostri giorni, e il ritrovamento del relitto di Anticitera è stato quindi di fondamentale importanza. Non solo ha restituito alla storia incredibili capolavori artistici, ma ci ha anche permesso di comprendere meglio l'altissimo livello tecnologico raggiunto nel mondo antico. Siamo giunti al termine anche di questo video. Se siete interessati alla storia di altri reperti particolari come appunto il meccanismo di Anticitera, fatemelo sapere nei commenti, potrei realizzare un video appositamente dedicato a questo argomento. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!